Promossa la pace fiscale stabilita dal governo Meloni, per i commercialisti di Napoli sarà ossigeno per le famiglie e le imprese. Se ne è discusso nel corso del forum nazionale proposte per una riforma fiscale quale incentivo alla ripresa economica e strumento di contrasto alla crisi di impresa, organizzato a Napoli dalla Fondazione Partenopea dei Commercialisti e dalla Fondazione Centro Studi dell'Unione Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Con la tregua fiscale regolarizziamo gli omessi versamenti e prevediamo sanzioni più basse con l'allungamento del periodo di pagamento, ha detto Maurizio Leo, viceministro dell'Economia, ospite della manifestazione. Sentiamo. I contribuenti sono pieni di adempimenti. Pensate che nella dichiarazione dei redditi abbiamo circa 70 crediti d'imposta da gestire, 70 pagine di crediti d'imposta da gestire, quindi sono cose che assolutamente assurde. Se semplifichiamo gli adempimenti e come cinghia di trasmissione tra contribuenti e amministrazione mettiamo i professionisti, penso che otterremo un grande risultato. Dopo la pace fiscale, i commercialisti si aspettano una riforma globale del fisco, come ha spiegato Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione Partenopea dei Commercialisti. I commercialisti giudicano positivamente la pace fiscale o la tregua fiscale proprio perché darà un impulso positivo alle imprese, ma soprattutto anche alle famiglie in un momento di grandissima difficoltà. La pandemia, la guerra poi, hanno sicuramente abbattuto quelle barriere di sicurezza, di tranquillità che a tutti avevamo, ed è necessario che oggi si riprenda il circuito economico e finanziario nel nostro Paese. Anche la riforma fiscale è una riforma che attendiamo, che vada fatta in maniera esemplare. Di lotta all'evasione ha parlato Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. Noi a tutt'oggi abbiamo un'Italia tra evasione IVA, imposte dirette, tasse varie che si aggira intorno ai 100-110 miliardi di euro, che rappresentano il 6-7% del PIL nazionale.